Per raccontarvi questa storia che è fatta soprattutto di ricerca e di sperimentazione in quota, siamo saliti a Maso Solan, qui sulle pendici solatie del comune di Mer verso il passo della Gobbera, e qui incontriamo Simone Gaio, che devo dire di professione oggi fa l'archeologo, ma ha una grande passione per l'agricoltura di montagna e per la ricerca, nel senso che sei quasi un archeologo dell'agricoltura. Ci piace conservare le pratiche, quindi lo sfalcio a mano per la finagione, ma ci piace anche coltivare antiche varietà di segale, sponcio, mais, fagioli gialetti, che è una semenza di fagioli della Valbelluna, mele antiche e pere. Qua vedete due filari di mele di diverse varietà. Tra l'altro, Simone, piante che già esistevano, quindi colture che erano qui. Piante in parte che già esistevano, che sono state tagliate la maggior parte e che abbiamo recuperato facendo da noi gli innesti su proteinesti selvatici. Vogliamo riportare sul territorio la coltivazione di determinati ortaggi, di determinati cereali. E qual è il fine di questa ricerca? Il fine è la conservazione della varietà. Vogliamo andare un po' contro quello che è la monocoltura intensiva della pianura o la selezione di varietà geneticamente modificate. Vogliamo riappropriarci delle semenze antiche. Le Alpi in questo modo possono rappresentare una zona franca nel segno, diciamo, della biodiversità. La biodiversità è un vostro obiettivo? Sì, certo. Una zona franca è una zona, la credo, indenne per ora dalla massificazione, dall'invasione, no? Di un determinato tipo di agricoltura. Adesso magari andiamo a conoscere da vicino questa sperimentazione, questa ricerca sulle fave. Stiamo intanto vedendo un altro orto con il caratteristico steccato in legno di protezione, un paesaggio tipico delle Alpi. Facciamo un po' di attenzione, Simone, e vediamo un aspetto interessante. Parliamo delle fave. A questa quota? A questa quota è l'ideale coltivare fave a 1000 metri. Sappiamo che dietro questa coltivazione, intanto magari vediamo anche i baccelli, e c'è una storia molto particolare che è l'autoproduzione delle sementi. Sì, questa fava l'abbiamo presa, c'è stata data dal coltivar condividendo di feltre, per allevarne la varietà. E Simone, perché è così importante conservare le sementi tradizionali? Ma sono varietà che hanno delle buone caratteristiche organolettiche, sono molto resistenti agronomicamente, e sono delle vecchie varietà che non si coltivano più da anni, se non... Quindi sono, diciamo, che ci sono solo qui, diciamo, solo qui nei vostri territori. Diciamo di sì. Noi, se alziamo un po' lo sguardo, magari riusciamo ad inquadrare questa pianta monumentale che abbiamo qui. Questo è un pero di 130 anni. Un fatto, devo dire, straordinario di questi tempi, e la frutta antica è un capitolo importante della vostra ricerca. Possiamo dire che questo sia il nostro patriarca, il padre di tutte queste piante che vedete intorno, e in un certo senso ci ispira nella conservazione di vecchie varietà di mele e pere. Abbiamo sulle 20-25 varietà di mele, un totale un'ottantina di alberi, non tutti in produzione, solo una ventina per ora. Per citarne alcune, la Bella di Boscop, la Florina, il Pero Spadone, il Bel Fiore come mele, la Rosa di Fondo, la Rosa di Caldaro, l'Areneta Canada,
Beh, devo dire, Simone, che è sorprendente, no, a questa quota. Quanti metri qui? Siamo a 1000 metri. A 1000 metri trovare così tante varietà di mele. Una bellissima esposizione, del resto il nome del maso è Maso Solan, no? Quindi insomma la cosa viene incoraggiata, facilitata da questo sole alpino, ed è sorprendente, appunto, lo ripeto, perché è importante trovare questa ricchissima biodiversità. Io sto osservando questo posto, Maso Solan, che grazie a questo lavoro, che ci tengo a sottolinearlo, va avanti anche grazie a tuo padre, a Maurizio, che è qui a fare il contadino assieme a te, ecco, e è stato recuperato un paesaggio e anche la funzione autentica del maso. Sì, io penso che per poter conservare questi edifici, che sono un patrimonio storico della comunità, occorra coltivare i terreni, perché se non c'è la coltivazione non c'è nemmeno... l'edificio perde la sua funzione, perde il suo senso. La cosa interessante qui a Maso Solan è che si è formata in questo modo una comunità di coltivatori, di appassionati che presidiano e, devo dire, anche abbelliscono questo paesaggio, perché si falcia l'erba, si segano, no? Ecco, questi prati, si tiene lontano il bosco, come si deve fare in montagna. Vediamo, c'è un buon ritorno. Siamo tanti proprietari, tutti tagliano le loro porzioni di prato, tanti esboscano anche qua sopra, e siamo un buon gruppo. Una piccola battuta, un riferimento anche alla tua passione per le api, no? Ti vediamo impegnato qui in questo apiario. Ma è da poco, sono 3 anni che abbiamo preso le api, adesso siamo arrivati a 4 famiglie. In realtà è stata la mia compagna che ha espresso il desiderio di mettere delle api e ci siamo appassionati. Noi adesso scendiamo verso valle, scendiamo ad Imer e parliamo anche dell'aspetto, se vogliamo, più professionale della vostra attività. Allora magari ci avviamo verso valle. Ed eccoci a Imer e qui entriamo nella parte, se vogliamo, più professionale dell'azienda, più produttiva, cioè produzioni orientate anche a un mercato. E iniziamo dall'orzo, meglio sarebbe dire dalle 3 varietà che qui coltivi di orzo. Iniziamo qui, vediamo dalla prima. Vediamo queste spighe. Questo è un orzo da birra che verrà utilizzato dal birrificio Bionoc per produrre il malto. Sono tre particelle in sperimentazione di orzo. Sperimentazione. Noi vediamo la seconda varietà. Questa è una varietà di orzo mondo, invece, significa di orzo nudo, che è privo di cotica, quindi è un orzo che si può sbattere molto facilmente, quindi utilizzabile facilmente per minestre, come per so produrre che qui farina. C'è un utilizzo domestico. Qui c'è un utilizzo domestico e il progetto birra è al di fuori di questo. Qui entriamo di nuovo nella birra, però vi raccontiamo una storia che riguarda la birra del Primiero. Mm-hmm. No? Questo è un orzo di Anterivo, un orzo storico che ci hanno gentilmente fornito. Su quest'orzo il birrificio proverà a produrre birra, col punto di domanda che potrebbe anche non essere un orzo valido. A noi ci interessava coltivarlo perché Anterivo si avvicina molto alle nostre zone. So che si è sviluppata una sorta di comunità di coltivatori di orzo che riforniscono questi giovani maestri birrai, sì, no? Siamo da 2 anni, siamo arrivati a 15 produttori, microproduttori di particelle di questa dimensione, ma anche più piccole, da quali possiamo ricavare sui 15 kg, 20 massimo, e collezionando le produzioni dei 15, il birrificio Bionoc poi andrà a È interessante a notare questa una birra locale che sarà per i produttori
In gran parte. Certamente. È interessante notare questa collaborazione che c'è tra giovani. Vediamo il cumulo del letame che sta maturando, ma io qui vorrei anche vedere proprio il risultato. Beh, intanto parliamo magari, vediamo... Vediamo la segale che abbiamo visto a Solan, coltivata in quota. Questo è l'orzo mondo, che è privo di cotica. Questo è l'orzo di Anterivo, su cui si proverà, il birrificio Bionoci proverà ecco, parliamo a della polenta birra. Con le varietà lo sponcio, che sono lo sponcio, coltivato lo spin, a Solan, con il caratteristico uncino, e la Dorotea, Dorotea del progetto dell'Ecomuseo di recupero di una varietà del Vanoi. Qui vengono coltivate delle ottime patate e anche il fagiolo. Questo è un territorio con l'Amon, ecco, un territorio particolarmente vocato. Allora adesso magari sempre con l'aiuto di Simone vediamo un po' di capire come ci possono essere anche proprio dei frutti, dei prodotti del territorio, quasi degli ecotipi familiari. Allora abbiamo il fagiolo di una varietà, il fagiolo di L'Amon. Lo vediamo questo. Probabilmente spagnol, varietà spagnola. Questo qui potremmo dire che è la varietà Gaio, cioè nel senso che si coltiva nel vostro orto. Si coltiva ed è stata tramandata dalle zie, dalle sorelle di mio padre. Possono esistere proprio dei casi dove la natura, insomma, no? Ecco, produce un prodotto le chiamiamo fasole. Ecco, che si circoscrive addirittura all'orto familiare. Fasole bianche e fasole colorate sono due tipi. Ecco, le bianche, a sottolineare proprio come questa terra sia vocata anche per questa produzione. La storia che vi raccontiamo oggi è la storia anche di un ritorno all'agricoltura di Simone con la compagna Caterina. Io sono con Maurizio Gaio, che è il padre di Simone, e vorrei chiederle innanzitutto come vive da genitore la scelta di un ragazzo che fa l'archeologo, che ha studiato, si è laureato e che sceglie di tornare qui sul maso del nonno. Era quello che avrei voluto fare io, quindi da un punto di vista emozionale sicuramente vedo molto bene questo, diciamo così, affezione, questo ritorno. Poi dal punto di vista del genitore responsabile devo comunque anche pensare che coltiverà la professione per la quale ha studiato, quindi oggi, come ci diciamo, no, deve esserci la massima flessibilità e fare più di un lavoro probabilmente per cercare di vivere dignitosamente, avere delle soddisfazioni e nello stesso tempo anche portare a casa il necessario. Qui avete recuperato il maso autentico, cioè state facendo scuola da questo punto di vista? Ma penso proprio di sì, insomma, no? Un minimo di... forse di presunzione, però ci siamo confrontati anche con l'Accademia della Montagna. Le conclusioni sono state queste, no? Che per riportare in auge o comunque valorizzare questi ambienti bisogna, come diceva anche mio figlio, mi pare questa mattina, bisogna focalizzare la propria attenzione non tanto sulla baita, sulla bella baita che diventa villetta, ma sul suolo, sull'utilizzo del suolo. E quindi noi diciamo che è importante che ognuno si faccia carico di una sorta di coltivazione del suolo o comunque ponga l'attenzione sul suolo per riportare ad una funzione il maso. Quindi la casera, la baita, diventa effettivamente a supporto di un modo di vedere il territorio.